Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e in questo video andremo a vedere il comfort termico in casa attraverso gli infissi. Andremo a vedere sia il comfort termico ma anche il comfort luminoso e il comfort acustico. Sono tutte queste tre caratteristiche, su questi tre aspetti donano alla tua casa la possibilità di essere un ambiente gradevole, un ambiente in cui vivi bene. Ci sono quei posti dove tu entri e dici oh come si stava bene in quell'ambiente, perché in realtà avevi il comfort, il benessere di tutti questi elementi. E partiamo subito dal termico. Ad esempio c'è una legge che si chiama legge 10 che va a definire quali sono i valori di isolamento termico che devono avere le pareti, i vetri, gli infissi, i pavimenti, ma questi numeri qua non hanno nulla a che vedere con il comfort termico. Mi spiego meglio. È stato provato scientificamente che l'essere umano riesce a percepire 1,5 gradi di differenza tra due temperature, come ad esempio la temperatura di questo vetro e questo muro. Se c'è 1,5 gradi di temperatura di differenza, magari perché spesso ce n'è tantissimo, io inizio già a percepirlo, io come essere umano. Se però questa delta T supera i 3 gradi, io inizierò a percepire una sensazione sgradevole, avrò una sensazione di non benessere. Quindi ad esempio il muro a 18 gradi e l'infisso a 14, che è una cosa che succede spesso nelle abitazioni. Magari la temperatura che ho nella casa è 20 gradi, quello 18 ci sta, ma quello è troppo basso, vado vicino alla finestra, sento arrivare il freddo dentro, è una sensazione che mi dà il mio organismo, anche se in realtà non è così. Ed è una cosa che non va d'accordo con il comfort. Un altro aspetto molto importante è l'aspetto luminoso, quindi quanta luce attraversa il vetro. Questo si chiama TL, traslimitanza luminosa. Se non sai cos'è, ti dico che è una percentuale di luce che entra attraverso questo elemento, in questo caso il vetro. Sarebbe 100% senza nessun elemento e poi gli si dà una percentuale. Per avere un comfort luminoso adeguato all'interno di un'abitazione, consiglio di non scendere mai sotto il 70% di traslimitanza luminosa, perché è stato testato, ad esempio negli uffici, che sotto il 70% di luminosità le persone iniziano a essere meno efficienti e nelle abitazioni le persone iniziano a essere meno felici, perché la luce è vita, la luce è naturale, ti dà benessere ed allegria ed è molto importante averla a casa. È proprio per questo motivo che è uno degli aspetti fondamentali che andiamo a trattare con il sistema Bisacchi. Infatti spesso e volentieri utilizziamo dei vetri ipertrasparenti, si chiamano vetri extra chiari, che vanno a massimizzare la luce all'interno della tua abitazione e rendono la tua casa più bella e più confortevole. Un altro aspetto del comfort è l'aspetto acustico. Anche in acustica, come nella termica e anche nella luminosità, ci vuole l'equilibrio. L'equilibrio è lo stesso aspetto sul quale si basa il sistema Bisacchi, anche per la sicurezza. L'equilibrio è un aspetto molto importante in un'abitazione, come lo è anche nella vita, tra le altre cose. Equilibrio, tornando all'acustica, perché? Perché la maggior parte delle soluzioni che trovo sul mercato di isolamenti vanno a installare dei vetri diversi tra finestre e porte finestre, quindi avrai una differenza acustica abbastanza importante in questi due tipi di serramenti. E se i due serramenti sono montati nello stesso ambiente, noi lo percepiamo come delle differenti pressioni sonore e ci donerà un ambiente non confortevole. Peggio ancora se magari ho la soluzione che mi blocca più rumore nel soggiorno e poi vado nella camera da letto e ho la finestra che mi fa passare più rumore perché è stato fatto un vetro diverso. Ciò che può sembrarti follia, ma ti garantisco che è la normalità. E se avrai modo di leggere i preventivi che erano fatti, lo vedrai tu stesso dalle sigle, a volte è meglio incomprensibili, ma basta chiedere e sono dall'altra parte trasparente e poi te lo viene a dire. Quindi se vuoi vivere in una casa confortevole e equilibrata e bilanciata, vai su www.bisacchi.it e inizia chiedendo una consulenza. Metti mi piace a questo video e non dimenticarti di seguire il canale. Ciao e al prossimo video!